Punizione è troppo dura ed è anche troppo facile. Ti permette di continuare a fare quello che fai senza cambiare, perché tu te lo meriti. Non c'è speranza, nessun perdono per te. Tanto vale andare a fanculo per sempre e morire in una fogna, perché tu, la stronza, te lo meriti. Per questo il mondo continua a peggiorare. La gente fa cose secondo noi imperdonabili e quindi decide che non c'è motivo per cambiare. Ora ci sono molte persone in giro che se ne fregano della redenzione. È spaventoso. Ho detto, che cosa hai fatto di così terribile? Tante cose. Che cosa, sul serio? Tante cose. Non lo dici solo per dire? No. Me lo giuri? Perché vuoi saperlo? Perché credo che tu sia una brava persona. E non riesco a immaginare che tu abbia fatto qualcosa di terribile. Sono cresciuto in una casa dove mio padre picchiava mia madre. Era un ubriacone, figlio di puttana. E ogni sera mi addormentavo sognando tutti i modi per ucciderlo. Alla fine mia madre l'ha lasciato e si è portata via me e mia sorella e la vita è andata avanti. Ma io mi sono sempre detto che per quanto potesse mettersi male, sia che mi stessi bucando o fumando il crack, non sarei mai e poi mai diventato come lui. E poi mi sono sposato. Ho avuto due figlie. Era il caos. Mi drogavo e mia moglie non lo sopportava. Noi litigavamo ogni sera. E ci picchiavamo. E una sera mi sono voltato e ho visto le mie due bambine che guardavano. E ho pensato, eccomi qui. Un uomo adulto con due figlie e mi hanno visto colpire la madre in faccia. Ho passato 30 anni della mia vita a pensare a come uccidere mio padre, perché faceva quello che avevo fatto alla loro madre. Ho toccato il fondo. Non può andare peggio di così. Ma ci ho messo altri 5 anni per disintossicarmi, perché per qualcuno non esiste il fondo. Non c'è un fondo. Beh, la verità è che la droga cambia radicalmente chi sei come essere umano. Ogni morale, ogni principio, tutto quello che hai a cuore e quello in cui credi va fuori dalla finestra o giù per lo scarico. Perché non c'è una forza maggiore sul pianeta Terra di quella prossima dose. Ora, magari tu te la cavi e le cose vanno bene. Magari dureranno. O magari no. Ma una cosa che so per certo è che più continui a drogarti, più cose perderai. E non parlo solo di quello che ami, ma di quello che apprezzi di te stessa. E ogni compromesso che fai, ogni confine morale che oltrepassi, andrai sempre più avanti, finché non riconoscerai più chi cazzo sei. E la lista dei pensieri su cui rimugini, delle cose imperdonabili, diventerà più lunga. È più agghiacciante. Credi ancora che io sia una brava persona?